sto bevendo un matcha latte con latte di mandorla, con le bubble tea, anzi con le bubble di tapioca da Mr. Tea. Ah, che bello. Sono uscita di casa, quest'oggi c'è sole, fa più freddo di quello che pensavo. Comunque, destinazione, quel di via Marghera, come sempre, se non ho molto sbatti di andarmene in giro, vengo qua, mi faccio un bubble tea, vado a fare un giro all'Unieuro, sai mai che ci sia qualche cosa di interessante, vado anche a fare un giro alla UPIM a vedere gli ultimi saldi. Telespettatori, oggi sì che si capisce che le mascherine non si mettono più, sono tutti in giro, quasi tutti, senza mascherina. Che dire, io sono contenta, io cioè mi rompo anche un po' le palle con le mascherine in giro, più che altro perché sono strati su strati su strati di vestiti che non li sopporto più, i vestiti invernali, no? Però vorrei dire questa cosa, io faccio un po' fatica a rivedere le facce della gente, mi sembra così strano. Allora, questa cavolo di pandemia, oggi è una pandemic edition, questa pandemia a me mi sta sbarellando il cervello, perché io veramente o sto invecchiando, non lo so, perché faccio veramente fatica ad abituarmi alle cose. Quindi rimetti la mascherina fuori, t'abitui, 2 mesi, 3 mesi, quel che l'è, e poi basta, debotto, il mio cervello non ce la fa. Cioè, fatemi abituare alle cose e tenetemele lì per un pochino, che non sia 2 mesi, 3 mesi, diciamo 5-6, non delle mascherine all'esterno, ma adesso da domani mi devo riabituare ad andare fisicamente in ufficio. Io sono contentissima di andarci, ma il mio cervello non è contento, perché mi ero appena abituata a stare perpetuamente a casa, seppur mi fa schifo stare a casa a lavorare tutti i giorni, però mi ero abituata. No, riabituiamoci. Io i percorsi neurali, cioè i miei sono lenti e faccio fatica a cambiarli ogni 2-3 mesi. Sono stanca, basta, io spero veramente sia l'ultimo giro. Ultimo giro, ultimo regalo. Sta finendo il tempo del video di TikTok. Adesso vi saluto e ne attivo un altro, aspettate, E rieccomi. Allora, cose a cui mi devo abituare, riabituare, disabituare, eccetera, eccetera. Il Green Pass nei negozi. Allora, io ovviamente non mi sono abituata ancora, perché vado in 2 negozi forse a settimana. Cioè, non è che sono abituata a tirare sempre fuori sto racchio. Ieri ho comprato, come i boomer, ho comprato il porta Green Pass, quello di plastica, no? La bustina di plastica, perché io preferisco estrarre lo stampato che il cellulare, intanto perché il cellulare poi te lo pigliano in mano, te lo toccacciano, evitiamo. Invece il foglio, comunque a un foglio non si scaricherà la batteria, quindi foglio, porta Green Pass, allora, esibirlo davanti, cioè l'altro giorno, ieri, che sono andata a fare il volontariato al negozio di animali, è arrivata lì la tizia del negozio e ci ha detto: io devo controllare. E io ho pensato, deve controllare che abbiamo messo bene il banchetto, che non ostruiamo il passaggio. Che ingenua. Devo controllare il Green Pass. Ah, scusa. Giusto. Ah, le do il Green Pass. Mi sono sentita anche un po' cretina ad aver illusa, ad aver pensato che bisognasse controllare le cose utili. Vabbè, gli do il Green Pass e mi dice: lo devo tenere un attimo perché vi devo schedare. Mettimi pure in quel database che hai lì. Vabbè, schediamoci. Ok. Quindi io non mi abituerò mai sicuramente a questa cosa, e sicuramente non voglio abituarmi, perché io non vedo l'ora che lo tolgano. Cioè, basta. Siamo al 90%, basta. Basta questa storia. Cioè, vabbè. Allora, quindi vediamo di disabituarci alle brutte abitudini da pseudo lockdown.
di non doverci disabituare anche alle abitudini nuove di vita all'incirca quasi normale, normale quasi, quasi perché 2 giorni a settimana in ufficio non è normale, ma non lo sarà mai più. Cioè, vabbè, già ho detto. Quando smetterà questo stato di emergenza, comunque io 2 giorni li passerò a casa in ogni caso. Vabbè, 2 giorni a casa già meglio che 3. Va bene, telespettatori, Pandemic Mini Edition. Adesso vado a farmi sto giro all'Unieuro. Ciao ciao.